amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e che riporta in televisione le favole. Videotema! Il Pinocchio interpretato da Totò è l'immagine più veritiera del nostro paese, un paese goffo, un paese ambiguo. Se la favola di Collodi aveva di fatto ridisegnato l'ordine dei valori per intere generazioni, questo Totò ha il merito di smitizzare questa figura e questa immagine. Questo Pinocchio somiglia molto alla nostra Italia, ad un'Italia che ha imparato a ridere di se stessa. Domanderemo di questo e di molto altro al nostro primo gradito ospite. Diamo il benvenuto ad un attore comico e non solo. Diamo il benvenuto a Natalino Balasso. Benvenuto Natalino! Grazie, grazie, buonasera. Allora Natalino, insomma, noi sappiamo bene che Pinocchio per Collodi è quel bambino di legno un po' discolo che attraverso una serie di insegnamenti migliora il suo modo di fare e di comportarsi. Qui invece Totò la prende un poco più alla leggera e anche per sfuggire ad un killer che lo insegue tratteggia un'immagine più goffa, più ambigua di Pinocchio che rappresenta di fatto a livello letterario l'immagine del nostro paese. Tu sei un comico e oggi si ride soprattutto non più di luoghi comuni ma si ride di politica, si ride con la satira. Ma non lo so onestamente, io non credo che esistano persone, tantomeno nazioni, in grado di ridere di se stesse. Quando si ride sempre di qualcun altro, si pensa sempre che sia qualcun altro la persona che ha il difetto messo in luce. Totò in questa specie di danza del burattino mette in luce l'aspetto meccanico, no? Come faceva l'esempio Bergson, per esempio, delle e il diavoletta molla, quella cosa che tu chiudi dentro la scatola e in qualunque modo cerchi di chiudere, dopo questo risalta fuori. Ecco, questo forse il vizio che è fondamentale dentro i popoli, che un po' accomuna alcune zone di territorio, in Italia è riconoscibile con la corruzione, con la furberia, no? Con le marachelle che sono gravissime ma che vengono fatte come dei mascalzoncelli, in fin dei conti se qualcuno truffa lo si vede anche quasi con simpatia, per cui non credo che noi ridiamo per castigare i costumi, noi ridiamo per esorcizzare il fatto che a essere mossi da quei fili siamo anche noi. Natalino, tu hai calcato ogni palcoscenico, ti ricordiamo anche come maschera a Zelig con i tuoi svariati personaggi, dai più comici in senso proprio vero del termine, io ricordo ancora l'attore Hard che aveva una cadenza particolare, o Anatoly Balash, ma ti conosciamo anche a teatro e al cinema. Hai interpretato in Generazione 1000 Euro un datore di lavoro terribile che rappresenta insomma un po' la media nostrana attuale, nonostante il film sia il 2009, dei datori di lavoro, insomma la capacità dell'attore è anche quella di sapere interpretare non soltanto ruoli comici ma anche ruoli che potremmo definire tragicomici. Era proprio perfido quel direttore. Sì, la figura del tagliatore di teste è saltata fuori quando è sparita, diciamo, la figura romantica del padrone della fabbrica. Nell'Ottocento c'era, per esempio, a Vicenza, Alessandro Rossi, quello che ha fondato la Lane Rossi, che poi è diventata celebre nel mondo, è un,
signore dell'Ottocento il quale nella sua fabbrica aveva costruito un asilo, siccome le lavoratrici erano quasi tutte donne, un asilo nel quale si potevano mettere i bambini e quindi le donne potevano andare a lavorare, avere i bambini accanto a sé. Diciamo, era una figura paternalistica, se vogliamo autoritaria, ma ancora umana del padrone. Adesso è stata eliminata la figura del padrone perché rischiava di sembrare, adesso quelli che sono i padroni, che lavorano con gli operai, non sono più i padroni ottocenteschi, sono quelli che spesso guadagnano anche meno degli operai. Invece ci sono queste grosse aziende le quali non hanno un padrone visibile e che però tranquillamente licenziano, diciamo il padrone ottocentesco si faceva riguardo anche della famiglia del lavoratore. Oggi non è così. E oggi non è così perché appunto oggi i lavoratori sono veramente numeri, intendiamoci, oggi deriviamo da quelle fabbriche ottocentesche, cioè che siamo l'evoluzione di quella roba là, quindi non è che quello fosse tutto rose e fiori, non voglio dire questo, però voglio dire che abbiamo eliminato il rapporto umano proprio perché in questo modo è più facile licenziare le persone, è più facile trattarle come numeri. Natalino, a proposito di spersonalizzazione, un comico deve interpretare i vari ruoli, deve sapersi versare in contenitori sempre diversi e in questo periodo sappiamo che i social network vanno molto di moda anche per propagandare i propri spettacoli, ma anche per rivedere su YouTube gli sketch, le scene, le interviste più belle di appunto numerosi tuoi colleghi. Qual è il tuo rapporto con i social network? Ricordiamo che tu hai una pagina di Facebook cliccatissima. Ma io guarda, cioè quando nel 2003 cercavo di fare il mio sito internet e ne parlavo con i miei colleghi, tutti mi ridevano in faccia. Erano gli anni in cui Beppe Grillo faceva uno spettacolo in cui prendeva martellate un computer e diceva che appunto il nuovo sito sarebbe stato vaffanculo.com perché non voleva saperne niente di internet, della rete. E poi ci ha fondato un partito. Per dirti come possono cambiare le cose, cioè io però non ho cambiato la mia visione di allora, nel senso che per me rimane uno strumento comunicativo molto potente, ma soprattutto potente perché se uno ha veramente delle cose da dire taglia un po' tutti quelli che sono le sovrastrutture e permette ai contenuti di arrivare direttamente ai fruitori. È chiaro che però se non hai niente da dire, insomma, non dici nulla. Per cui ti dico, il fatto che adesso tutti si rivolgano a queste cose perché ne vedono una possibilità, apro delle virgolette, promozionali, sì, denota, come dire, che internet sta prendendo piano piano il posto della televisione, diventerà una TV generalista, ormai le cose sono intrecciate, internet è dentro la televisione e viceversa. Io però non mi interessa questo aspetto, cioè non mi interessa l'aspetto della fruizione passiva e non mi interessa internet come una grossa TV generalista. Sto litigando con YouTube che mette, anche se non voglio, le pubblicità dentro i miei video. Ma perché? Cioè, io pensavo che questa fosse una vera possibilità di comunicazione più globale, migliore, però purtroppo se non miglioriamo la nostra capacità comunicativa, migliorare i mezzi servirà a poco. Ricordiamo, Natalino, il tuo debutto a teatro nel 1990, nel 1993 il tuo primo vero spettacolo scritto da te, Il Grande Popcorn, e nella evoluzione della tua carriera hai anche toccato il palcoscenico televisivo, hai collaborato con la Jalapas, noi salutiamo sempre Marco Santin, Giorgio Gherarducci che sono stati nostri ospiti, hai collaborato con Gino e Michele. Qual è il personaggio al quale Natalino Balasso è più legato fra tutti quelli interpretati? Ma guarda, non mi sento legato ai personaggi mai, nel senso che io li interpreto così in maniera abbastanza epica, ne sto abbastanza lontano, non sono uno capace, cioè voglio dire, ci sto dentro quando interpreto il personaggio perché è quello che un attore dovrebbe fare, però dopo di questo non,
Io sono venuto via dalla televisione proprio perché la televisione tende a identificare i personaggi, un artista con un personaggio che e magari sarebbe ha stato, avuto... Natalino, e sarebbe ecco. stato un peccato perché noi ti abbiamo sentito nel tuo eloquio, nella tua digressione anche su che cos'è il mondo della comicità e questo la televisione non consente di farlo. Anche per questo noi giochiamo sul rapporto radio-tv. Natalino, noi ti ringraziamo veramente per tutte le risate che ci hai regalato negli anni e per quelle che ancora ci continuerai a dare. Grazie mille Natalino. Grazie a te, ciao. Grazie. Buon proseguimento Natalino, perché so che hai interrotto le prove per noi. Andiamo in pubblicità e torniamo subito.